Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con ognuno di voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono a Dio per le nostre mancanze e per i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni, della mia colpa, mia volontà, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi fratelli e sorelle di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma i miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Hai preparato, Dio, Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. E chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea di primogeniti in cui i nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti, allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Questa è la terza ed ultima volta che Gesù, stando al racconto dell'Evangelista Luca, mangia a casa di un fariseo. Per di più, ci dice la scrittura, era un sabato. Questo ci fa pensare che era appena finita la liturgia sinagogale e quindi dopo il culto che si svolgeva nella sinagoga ci si recava a pranzo. Dottori e farisei invitavano probabilmente quelli che avevano partecipato alla liturgia per condividere la gioia di un pasto. Stranamente c'è anche Gesù. Stranamente perché Gesù è sempre in contrasto, o comunque quasi sempre in contrasto, col mondo farisaico. La scrittura ci dice che dottori e farisei presenti a casa di questo fariseo osservavano Gesù. Lo stanno osservando. Il perché ci sfugge? Perché la liturgia ha saltato un pezzo riguardante questo brano che è fondamentale. In quella casa era presente un ammalato, un idropico, uno che portava addosso una malattia riconducibile al peccato. Quell'uomo è idropico perché è un peccatore ed è a casa del fariseo e tutti lo osservano, i presenti osservano Gesù per capire cosa avesse fatto, cosa di lì a poco lui avrebbe fatto. Gesù lo guarisce e stranamente, non è lui il proprietario della casa, Gesù congeda quest'uomo. Quindi siamo a casa di un fariseo, i presenti lo osservano, Gesù guarisce questo idropico e pur non essendo il padrone lo congeda. Perché una volta guarito, il posto di questa nuova creatura non è più lì. E questa sembra già una storia sentita. Quell'idropico, una volta guarito, era fuori posto. Quella casa, sotto dottori e farisei, non era più il suo posto. È quello che è capitato a Gesù quando è venuto sulla terra. Giuseppe e Maria si recano a Betlehem per farsi censire. Eppure, di lì a poco Maria avrebbe partorito,
non c'era posto per loro e Maria partorisce in una mangiatoia. Non è che non c'era posto, non c'è posto che possa contenere Gesù. È il posto di cui Gesù parla e che propone ha una qualità superiore al posto che gli uomini inseguono per farsi notare. Ed ecco che subentra la parabola. Una volta che è Gesù che osserva, non è più osservato, adesso è lui che osserva per vedere come gli invitati si andavano a sistemare. Anche lì è un po' strano, perché stando a casa di un fariseo la gerarchia va rispettata anche a tavola. Ci sono posti di serie A, ci sono posti di serie B. Le persone più importanti devono stare al centro di quella che doveva essere probabilmente una mensa a ferro di cavallo. I più importanti verso il centro, i meno importanti più distanziati. La gerarchia esisteva, eppure questi corrono per andare a prendere il loro posto. Ed ecco che Gesù inserisce qui una parabola di un banchetto di nozze. Sta elevando la questione a questione teologica. Non è più robetta di cose umane. Gesù è venuto per inserirci in un contesto prettamente teologico, teologale, di dialogo tra l'uomo e Dio e viceversa. Allora ecco che si inventa questa parabola, posizionandola, ambientandola in un banchetto di nozze. Perché di nozze? Perché nella mentalità ebraica Dio è lo sposo di Israele e gli israeliti partecipano di questo sposalizio. È Gesù che sta parlando del suo regno e lo fa con una parabola che è di carattere sapienziale. Questa parabola, questa prima parabola così come ce l'ha impiantata Gesù, sembra rifarsi al libro dei Proverbi, capitolo 25 per l'esattezza, i suoi primi versetti, dove il sapienziale Proverbi parla di come l'uomo non può sondare ciò che per lui è insondabile, cioè la sapienza di Dio. E dice: così come sono alti i cieli, così come è profonda la terra, alla stessa maniera il cuore del re, che sarebbe Dio, è insondabile. L'uomo è incapace di sondare il mistero che è Dio, se non a partire dalla condivisione di Dio con l'uomo, la condivisione di sé con ogni uomo. Per poi passare avanti, per poi riferirsi o riferire un'altra parabola. Prima è lui che si rivolge non agli invitati, ai chiamati. Non è propriamente corretta questa traduzione. Non si tratta di invitati, ma di chiamati. È Dio che ci ha chiamati alla vita, è Dio che ci ha invitati a questo sposalizio con il suo regno. Un regno fatto di scambio di relazione a partire da un invito: amico, vieni, siediti qui. L'iniziativa è di Dio. I chiamati. Dopodiché si rivolge al capo della casa, al padrone di casa, colui che lo ha chiamato. Dopodiché Gesù si rivolge a colui che lo ha chiamato. Interessante anche questa espressione. Chi è che chiama Dio?
è il popolo di Israele, quando è schiavo in Egitto e sta sentendo il peso degli egiziani. Grida a Dio e Dio ascolta il grido del suo popolo. Il popolo, sotto forma di grido, chiama Dio. Il fariseo è un uomo ormai soffocato dal peso dell'istituzione e dal ruolo che lui deve mantenere all'interno della società, è colui che chiama Dio. Gesù si rivolge a colui che lo ha chiamato, continuando la parabola. Non invitare amici, né parenti, né familiari, ma invita poveri, storpi, ciechi, zoppi. Cosa sta dicendo? Di essere un buonista? Dobbiamo essere tutti buoni? Ci dobbiamo tutti volere bene? Facciamo tutti delle belle operette? Così abbiamo il cuore e la coscienza a posto? No. Non chiamare chi appartiene alla tua cerchia. Tu devi chiamare, invitare coloro che dal culto sono esclusi. Ecco che regno di Dio, aspettative del popolo di Israele, le aspettative del popolo ebraico stanno coniugandosi con un culto che va ripensato. E quante volte noi ci ritroviamo ad essere sì cristiani, ma quante volte ci poniamo il problema di ripensare il nostro modo di vivere la fede? O lo diamo per scontato? Vado a messa, frequento, faccio le mie belle opere in parrocchia o lì, per lì dove sono, e quindi sono cattolico. Eppure ogni tanto notiamo che il nostro cuore chiama a Dio, anche se non l'abbiamo propriamente chiaro. Il fariseo, in casa sua, è invitato a ripensare il suo modo di vivere il culto. Non chiamare parenti e amici. Più avanti, il Vangelo di Luca metterà in bocca a Gesù che cosa? Una rottura con i parenti. Addirittura userà un verbo pesante. Chi non odia padre, madre, che ha tutto il suo significato. Non è propriamente come lo intendiamo noi, però il verbo è forte. Odiare l'opposto di amare, di accogliere, di invitare. Il fariseo è invitato, è chiamato a ripensare il suo culto. Noi ci troviamo in un santuario mariano, il santuario della Milice, il nostro. In questo luogo, particolarmente, il culto a Maria è forte. Chi è Maria? Nella storia della Sacra Scrittura, chi è Maria? È colei che ha incarnato, a partire dall'invito, dall'essere stata chiamata, con la sua risposta, il suo sì, è colei che ha incarnato le aspettative di un popolo, portandole a termine. Portando dentro di sé il suo figlio, Dio, Salvatore del mondo. Questa è Maria. Ed è una donna che nella sua vita non ha compreso il mistero, ma si è affiancata in maniera sapienziale, consapevole di non poter sondare il mistero di Dio, ma da questo farsi condurre. Ora noi nella vita ci dobbiamo chiedere che posto cerco. Cerco un posto che mi omologhi al contesto sociale, lì dove vivo, e magari faccio pure le corse. Oppure cerco un posto che mi tiri fuori
e conduca il mio cuore verso le aspettative che ha in quanto immagine di Dio. Ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato con la stessa sostanza del Padre, per mezzo di In comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore. Diciamo insieme, accogli, o Padre, la nostra supplica. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Guarda la tua Chiesa e donale vigore della fede, della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione. E si faccia carico di ogni povertà umana, noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità, che liberi e apri alla salvezza, noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli e depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune, noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi, noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Concedi a noi la tua grazia, questa Eucaristia. Dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo, noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra supplica. Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Preghiamo ancora insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nelle eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dai nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Certi di essere figli di uno stesso Padre, ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma ci liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Prima di concludere e di congedarci con la benedizione, ci rivolgiamo alla padrona di casa, a Maria, sotto il titolo di Madonna della Milicia, e a lei rivolgiamo la nostra preghiera. Da questo santuario a te dedicato in Sicilia, col titolo di Madonna della Milicia, ti salutiamo con fede e ti proclamiamo beata, o Maria, nel cui purissimo seno Cristo, Figlio di Dio, si è incarnato, facendosi uomo come noi. Accetta le suppliche del tuo popolo, o Vergine Madre di Dio, e intercedi presso il tuo Figlio, perché ci liberi da ogni pericolo e da ogni male. Fa, o Vergine Santa, che quanti ci diciamo cristiani possiamo vivere nell'amore, impegnati nel servizio di Cristo e dei nostri fratelli bisognosi, per arrivare dopo le prove di questa esistenza terrena all'eterna gioia della celeste patria. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la gioia nel cuore andiamo in pace. Veniamo.